Ciao ragazzi, l'argomento che tratterò oggi potrebbe essere considerato un classico per gli amanti del mistero. Ancora una volta parlerò di maledizioni, in questo caso però legate a 5 film famosissimi, diventati dei veri e propri cult nella storia del cinema. In passato vi ho parlato delle maledizioni di quadri, bambole, case e oggetti di ogni tipo. Ma se anche i set cinematografici potessero essere il ricettacolo di forze oscure? Ecco quindi i 5 film più maledetti della storia del cinema. Superman. Chi mi segue da tempo sa che di questa maledizione ne avevo già parlato in passato, ma non poteva di certo mancare in una classifica sui film più maledetti della storia. In verità, non si tratta della maledizione legata ad un solo film, ma a diversi film e al suo personaggio protagonista, Superman. Il primo attore che interpretò il supereroe nella serie televisiva degli anni 50, George Reeves, fu trovato senza vita a causa di un colpo di pallottola. Il fatto fu archiviato come un suicidio, ma esistono numerose teorie che tendono a screditare questa versione. Quindi la vera ragione della sua morte non fu mai portata alla luce. Il secondo interprete del personaggio, che ne vestì i panni subito dopo George, fu Christopher Reeve. Superman fu la sua gallina dalle uova d'oro, il ruolo che lo portò alla fama a livello mondiale. Ma da quel che si dice, anche l'origine della sua più grande disgrazia. Dopo una caduta da cavallo, rimase paralizzato dal collo in giù e morì nel 2004 a causa di uno scompenso cardiaco, causato dalla sua condizione patologica. Ma il film non avrebbe solo colpito gli attori che interpretarono Superman. L'attrice Margot Kidder, che interpretò Lois Lane, cadde vittima di disturbo bipolare e fu ricoverata per moltissimo tempo in una clinica. In seguito si recuperò, ma quell'esperienza la segnò per il resto della sua vita. L'attore Richard Pryor, invece, che partecipò al terzo film della saga, cadde vittima della sclerosi multipla, e Marlon Brando, che interpretò il padre di Superman, sperimentò, pochi anni dopo la sua partecipazione al film, una serie di esperienze personali così terribili da renderlo praticamente un misantropo. Rosemary's Baby. Girato da Roman Polanski nel 1968, Rosemary's Baby, Nastro Rosso a New York, viene considerato a tutt'oggi uno dei film più maledetti che siano mai stati prodotti. Il film narra la storia della nascita dell'Anticristo e proprio toccare un tema così tabù potrebbe essere stata la causa principale delle disgrazie ad esso associate. Il produttore della pellicola venne colpito da una grave malattia proprio durante le riprese e quasi perse la vita. Il compositore della colonna sonora, invece, non fu così fortunato da sfuggire alla morte. A pochi mesi dall'inizio dei lavori, perse la vita in un modo molto simile a quello di uno dei personaggi del film. A parte questi due casi, che potremmo considerare sfortunati, il resto della produzione non presentò grandi problemi e le riprese giunsero al termine in tutta tranquillità. Ma la maledizione avrebbe avuto effetto dopo l'uscita del film. L'attrice Sharon Tate, moglie di Polanski, incinta di 7 mesi, venne uccisa da 4 componenti della famosa setta satanica di Charles Manson. Da quel che si dice, Manson, mentre ascoltava delle canzoni dei Beatles, avrebbe avvertito dei messaggi subliminali che lo avrebbero indotto ad agire, richiedendo l'esecuzione di Sharon. Sulla scena del crimine, gli assassini avevano scritto con il sangue della vittima Helter Skelter, in allusione proprio ad una canzone dei Beatles. Ma questo non è tutto. Anni dopo, il cantante John Lennon, che viveva nell'edificio Dakota, l'edificio dove era stato girato il film, venne assassinato a sangue freddo proprio di fronte alla sua porta d'entrata. Era forse colpa della maledizione? Omen, il presagio. Girato da Richard Donner nel 1976, anche il film Omen, il presagio, ha fama di essere oggetto di una maledizione. Per una strana coincidenza, anch'esso tratta la storia della nascita dell'Anticristo. Il numero di incidenti
che si registrarono nel periodo delle riprese è davvero impressionante. Un giorno, l'aereo dove viaggiava Gregory Peck fu colpito da un fulmine. 8 ore dopo, successe la stessa cosa all'aereo dove volava uno degli sceneggiatori. La stazione metropolitana di Green Park, a Londra, saltò in aria proprio mentre la troupe vi si stava recando. Ma questo non è tutto. Per effettuare delle riprese dall'alto, venne affittato un piccolo aereo. Ma per decisione del regista, all'ultimo momento, non venne utilizzato il giorno stabilito. In verità, fu un gran colpo di fortuna. Non appena decollato, l'aereo perse quota e precipitò proprio sull'automobile dove viaggiavano la moglie e i figli del pilota. Tutti persero la vita. E se ciò non bastasse, l'esperto di effetti speciali, John Richardson, che era stato incaricato di lavorare a una delle sequenze più cruente del film, quella della decapitazione, ebbe un incidente stradale. A suo fianco si trovava la sua fidanzata, che morì decapitata. Coincidenze? Forse un po' troppe, effettivamente. L'esorcista. Questo è senza dubbio uno dei film più terrificanti di tutti i tempi. L'esorcista, diretto da William Friedkin nel 1973. Definirlo maledetto è dir poco. Si stima che da 4 a 9 persone coinvolte nella sua produzione o loro familiari persero la vita durante le riprese. Il numero esatto non è mai stato rivelato, anche per evitare di aumentare ancora di più la cattiva fama che la pellicola si era già guadagnata. Jack McGowan, il cui personaggio muore anche nel film, perse la vita poco dopo aver terminato le riprese. Il figlio di Jason Miller si schiantò con la moto a pochi metri dal set e rimase in fin di vita per molte settimane. Linda Blair si ruppe alcune vertebre della schiena ed Ellen Burstyn fu vittima di un incidente al collo che la paralizzò per diversi giorni. Poco tempo dopo l'inizio delle riprese, un misterioso cortocircuito provocò un incendio che distrusse gran parte della scenografia. Si fu costretta a interrompere i lavori per più di 6 settimane. L'atmosfera sul set era così inquietante che il regista William Friedkin ne richiese un esorcismo reale per poter continuare le riprese in tranquillità e senza ulteriori incidenti. Un altro aneddoto curioso, ma allo stesso tempo inquietante, è che l'attrice Ellen Burstyn, che interpreta la madre della bambina posseduta, si rifiutò di recitare una delle battute del copione, che diceva testualmente «Credo nel diavolo». A detta sua, anche se si trattava di finzione, una cosa del genere non si sarebbe mai potuta dire, senza dover soffrire delle conseguenze. La battuta venne eliminata, ma sembra che non fu sufficiente affinché la maledizione non avesse effetto. Poltergeist. E al primo posto di questa classifica troviamo il film maledetto per eccellenza, Poltergeist del 1982. La presunta maledizione, in questo caso, accompagnò le riprese di tutta la trilogia. In effetti i film di Poltergeist sono 3. Tra il primo e il terzo morirono diversi attori del cast. Dominic Dunn, che interpretava la sorella maggiore della piccola protagonista, fu strangolata dal suo ragazzo all'età di soli 22 anni. L'attore Julian Beck, che doveva apparire nella seconda parte della saga, fu stroncato da un cancro allo stomaco all'età di 60 anni. E Will Sampson, che interpretava un medico nella seconda parte della trilogia, morì per colpa di alcune complicazioni post-operatorie all'età di 53 anni. Ma il caso peggiore è quello che vide protagonista la piccola Heather O'Rourke, presente in tutti e 3 i film della saga, ma deceduta prima dell'uscita dell'ultimo a soli 12 anni. Soffriva del morbo di Crohn, ma l'apparenza sembrava guarita quando girò il film. Poco dopo la fine delle riprese dell'ultimo episodio della saga, si sentì male e venne portata d'urgenza all'ospedale. Inspiegabilmente, aveva sviluppato un'occlusione intestinale acuta. Perse la vita a causa di uno shock settico. Si dice che la casa dove vennero girati i film sorgerebbe davvero su un antico cimitero indiano e che questa sorta di profanazione sarebbe quella che avrebbe provocato questi tragici eventi.
E questi, ragazzi, sono i 5 film più maledetti della storia del cinema. Personalmente, penserei che si sia trattato di semplici coincidenze, delle sfortunate coincidenze, però è anche vero che in alcuni casi sono veramente troppe, così tante da non poter essere semplicemente ignorate. Se lasciamo da parte la maledizione di Superman, che molti considerano più che altro una leggenda urbana, le altre fanno davvero venire i brividi. Soprattutto se consideriamo che sono legate a film la cui trama ha un non so che di diabolico. E tu? Cosa ne pensi di questi film? Sono davvero maledetti o si è trattato unicamente di coincidenze? Fammelo sapere in un commento. Prima di finire, ti comunico che se questo video dovesse arrivare a 10.000 like, preparerò una seconda parte di questo stesso tema. I film cosiddetti maledetti ce ne sono altri, ma inserirli tutti in un solo video sarebbe stato decisamente troppo. Quindi, se ti piace l'argomento e ne vuoi sapere di più, non dimenticarti di lasciare il tuo like. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.